Ciao a tutti gli amici di JWS Juventus Women Supporter che sono a Novara e torneranno ovviamente, hanno supportato le ragazze, quindi torneranno in serata. Dunque, Juventus Brøndby finisce 2-2, è il mio primo video per quanto riguarda la Women's Champions League, però francamente è il risultato che non va poi tanto tanto bene, anzi, secondo me è un risultato abbastanza negativo pareggiare 2-2 in casa. Allora, io ho visto una Juventus per me superiore nel primo tempo, eppure loro hanno avuto delle occasioni importanti, perché c'è stata Giuliani che ha fatto una paratona. Però la Juve, secondo me, era messa abbastanza bene in campo, il gol di Bonansea non è casuale. Nel secondo tempo, un quarto d'ora di ordinaria follia, hanno dato praticamente due gol, hanno regalato due gol, perché alla fine questo è al Brøndby che si è portato in vantaggio e fortunatamente Bonansea è riuscita con una giocata strepitosa a pareggiare. Il pareggio di Bonansea insomma ci dà la possibilità di tenere aperta il discorso qualificazione in Danimarca, ma sarà veramente veramente dura perché è una squadra più pronta. Io ho visto la Juve troppo acerba e soprattutto dietro, senza certezze dietro, cosa che non mi piace. Non mi piace. A differenza della Fiorentina che, visto che è iniziata prima, ha dato subito, pronti via, la sensazione di avere la partita in mano, cosa che la Juve non è riuscita a darmi questa sensazione, soprattutto, ripeto, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Detto questo, l'idea che questa squadra è riuscita a pareggiare una partita del genere è positiva, però tra 15 giorni in Danimarca servirà tutt'altra squadra. Ci credo alla qualificazione perché so la qualità di queste ragazze. Ovviamente mi auguro intanto che per Cernoia non sia nulla di grave, perché quando io ho visto girare il ginocchio mi si è gelato il sangue, e quindi mi auguro che non sia nulla di grave, che sia solo una contusione, ecco. Che vi devo dire? Grandissimo gol di Bonansea, grandissimi gol di Bonansea che dà la sensazione di essere una spanna sopra tutte. E adesso vedremo al ritorno. Ci proveremo perché siamo la Juve e fino alla fine non vale solo per la prima squadra maschile, ma vale per tutte le Juventus, maschile, femminile, giovanili, tutti. E queste ragazze ce l'avranno nel DNA perché la Juve è così. Dobbiamo cercare di fare la partita della vita là in Danimarca per passare il turno. Mi preoccupa un po' questa Fiorentina perché secondo me quest'anno sarà la vera rivelazione del campionato. Dopo un campionato l'anno scorso non positivo, quest'anno potrebbe essere la vera sorpresa. È la vera protagonista per la prossima Serie A. Quindi attenzione alla Fiorentina, visto che ci dovremmo giocare anche la Supercoppa il 13 ottobre alla Spezia. Ragazzi, io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e mi raccomando, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao!